Io in realtà all'estero non sono stata tantissimo, sono stata 6 mesi, sarei rimasta là, sarei rimasta negli Stati Uniti, però ho vinto un progetto finanziato dal MIUR, e quindi un progetto con soldi finanziati dallo Stato italiano e sono tornata grazie a quello perché sono riuscita con quello a costruire il mio gruppo. Purtroppo in Italia non ci sono tante di queste opportunità, quindi se ce ne fossero di più, secondo me tante persone rientrerebbero. Sì. È proprio quello il punto, no? Intanto volevo chiedere, lei è andata all'estero perché? Perché in Italia non le sembrava di trovare opportunità, oppure diciamo, rientrava già in un programma che prevedeva, appunto, studi all'estero e poi rientro in Italia? Allora, viaggiare è una cosa bellissima, andare all'estero, lavorare all'estero per noi è fondamentale. In quel momento della mia carriera era l'unica via per poter lavorare in maniera dignitosa, diciamo, in maniera conforme a quello che era in quel momento. E in Italia non c'era questa opportunità, quindi io diciamo che molte volte le scelte sono obbligate, questo è il problema. Quindi quando uno decide di andare all'estero per scelta e per una crescita personale, una cosa, quando la scelta invece è obbligata è un po' diverso. E in quel momento era stata una scelta un po' obbligata, quindi appena ho avuto l'opportunità di tornare con questo finanziamento io sono tornata. Cioè, lei aveva già messo in conto la possibilità di tornare, anche se da quello che leggiamo, lei ha ricevuto poi, una volta lì, tante proposte per rimanere in California, no? Io ho avuto negli anni diverse proposte per andare all'estero e sono rimasta in Italia anche perché noi siamo legati in realtà all'Italia anche dal fatto che uno ha la famiglia, la vita privata, tante cose. Sì, ma lei è la famiglia, lei è la famiglia, ma lei, appunto, l'uomo della sua vita non è verità, italiano. esatto, Appunto, anche questo va ho raccontato, no? portato lui. Sì, infatti ho portato lui. Lui quindi ha lasciato gli Stati Uniti e mi ha seguito qua in Italia. Che non è americano lui, però, è tedesco. E ha trovato lavoro in Italia, ha trovato occupazione in Italia, sì, ha trovato Allora, sì, porte aperte? lui praticamente è tornato in Italia, ha vinto un progetto europeo e fa il mio stesso E lavoro. vabbè, ma siete troppo bravi voi però, Però Vincete tutto. bisogna dire anche, professoressa Branchesi, che lei in Italia però ha un contesto di lavoro che è un'eccellenza mondiale anche, non è tornata in uno Eh oscuro certo, laboratorio, quello no? fa la Lavorando differenza. Sì, al io Gran penso Sasso, che. nei laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, lavora in una delle eccellenze mondiali, non solo italiane. Allora, io adesso sono da agosto di quest'anno al Gran Sasso Science Institute, è veramente un contesto eccezionale, mi trovo benissimo, è veramente i livelli che si trovano all'estero, è un istituto veramente fantastico, Ci si sono molti respira. stranieri al lavoro, sì. Quindi in questo caso, perché spesso si dice, no, l'Italia a volte è un po' ottusa e la politica di chiusura sull'immigrazione, da un certo punto di vista, si riflette anche nei livelli più qualificati, più elevati. Non è vero in questo caso, cioè, c'è apertura, come deve essere. Noi abbiamo degli studenti da tutto il mondo, bravissimi, i professori che vengono da tutto il mondo, è veramente un posto dove si lavora benissimo ed è fantastico poter lavorare con persone di cultura diversa.